Benvenuti in questa terza routine di defaticamento. Partiamo in affondo con il tallone al di sotto del ginocchio. Da questa posizione cerchiamo di portare il più possibile il ginocchio oltre la punta del piede, evitando che il tallone si sollevi da terra. Come sempre, vi ricordo che in queste routine è importante focalizzarsi sulla respirazione, cercando di inspirare dal naso ed espirare dalla bocca. Passati all'incirca 30-45 secondi, andiamo ad eseguire la stessa postura sull'altra gamba. Ricordatevi che ogni ciclo di respirazione dovrebbe considerare 8 secondi di inspirazione e 8 secondi di espirazione. Cercate di rilassarvi il più possibile e lasciate che la gravità faccia il suo corso. Finita questa posizione, andiamo a sederci a gambe incrociate. Il tallone di una gamba va a posizionarsi al di sotto dell'altra. Da questa posizione veniamo a flettere il busto avanti. Il focus di questa postura è sul gluteo della gamba che rimane sopra. Se volete rendere più difficile questo esercizio, potete provare a incrociare il tallone della gamba che rimane avanti sopra il ginocchio della gamba opposta. Andiamo a cambiare lato ed eseguiamo la stessa posizione per la gamba sinistra. A questo punto andiamo ad unire le piante dei piedi in butterfly e cerchiamo, aiutandoci con le braccia, di avvicinare il più possibile il petto al terreno. Questa è una postura molto buona per allungare la muscolatura lombare. Evitate di molleggiare, piuttosto mantenete la posizione e, aiutandovi con la respirazione, piano piano cercare di avvicinarvi sempre di più al terreno. Fatta questa posizione, ci prendiamo un primo rebound. Vi ricordo sempre che questa posizione è utile per rilassare le strutture che sono state coinvolte dalla routine. E serve oltretutto a rilassare la vostra mente. Cominciamo la seconda fase di questa routine con la posizione della sfinge. Partendo con le mani vicino al corpo, andiamo ad inarcare la schiena, cercando di allungarla il più possibile. Se questo esercizio vi crea problemi, potete eseguirlo andando a poggiare sui gomiti. Passiamo quindi alla posizione della rana. Andando a poggiare le ginocchia a terra, cercando di divaricarle il più possibile, portiamo le mani in avanti e cerchiamo di avvicinare i glutei il più possibile ai talloni. Potete variare l'inclinazione del tallone rispetto al ginocchio per avere stimoli differenti. Andiamo quindi ad eseguire il secondo rebound di questa routine che ci porterà alla fine di questa sessione di allenamento. Cercate di dedicare sempre almeno 5 o 10 minuti dopo ogni workout a questo momento. È fondamentale per mantenere in salute le articolazioni e la muscolatura.